Posso fare domande? Sì, certo. No, Gianluca Ottinino della Stampa. Innanzitutto volevo chiederle, questo si parla di un mutuo, quindi deduco che sarà attivato in collegamento col credito sportivo. E questo quando avverrà e anche come tempistica, secondo voi, quale, visto che si parla di 18 mesi per trovare le risorse, qualcuno sostiene che scadrebbero addirittura in queste settimane, come vi muoverete, visto che il 1 ottobre c'è anche una riunione della fondazione? La modalità, secondo io, sì. La modalità che noi abbiamo individuato non è quella di un'apertura di credito, cioè di una contrazione di un mutuo da parte della Regione Piemonte, ma è quella delle coperture, delle rate del mutuo che la fondazione farà, ma anche la garanzia all'apertura, perché quando per esempio abbiamo discusso per il credito sportivo ha chiesto due cose. La prima ovviamente che ci fosse una compartecipazione, cioè non finanziare l'intera opera, anche perché sarebbe poi troppo gravoso in termini successivi di gestione, cioè noi dobbiamo pensare a due cose, uno il costo di realizzazione, ma anche successivamente il costo di gestione, perché è evidente che se la fondazione si accollasse una rata di mutuo troppo importante, magari oggi gli enti locali spenderebbero di meno, ma sarebbero obbligati a spendere successivamente sulle spese di gestione. Quindi voglio ricordare che per esempio quando facemmo il concorso di idee noi non chiedemmo solo una valutazione progettuale sull'impianto, ma anche una valutazione economica. E il lavoro che la commissione che abbiamo formalmente insediato dopo aver valutato gli elaborati progettuali che oggi sta facendo, non è solo la scrittura di un capitolato per il progetti preliminari, esecutivi e definitivi, ma anche una valutazione della sostenibilità economica dell'impianto, perché questo è un altro aspetto che non possiamo ovviamente trascurare. Quindi noi pagheremo le rate del mutuo che la fondazione contrarrà, ma garantiremo anche rispetto all'apertura del mutuo. Sarà il credito oppure no? Io credo che la fondazione avrà interesse a individuare il soggetto che farà la percentuale di interesse minore, nel senso quindi che potrebbe esserne anche il credito sportivo. Allora, noi come sapete abbiamo incontrato il credito ha avanzato una proposta che è una proposta, voglio dire, non da ente per quanto lo sia cioè non totalmente pubblico, cioè il 4,2% di interesse è un interesse, voglio dire, da valutare, non è l'intervento della vecchia Cassa Depositi e Prestiti dove avevi un finanziamento al 2%, quindi era evidente che era migliore rispetto agli altri istituti. Credo che nell'interesse collettivo, visto che stiamo parlando di denaro pubblico, la fondazione interesserà individuare il miglior soggetto bancario che garantisce un'apertura di credito ai tassi migliori. Noi garantiremo il pagamento delle rate del mutuo per 3,5 milioni di euro. Con legge regionale, quindi anche da questo punto di vista le discussioni ci sono, non ci sono, eccetera, eccetera, non esistono più. Nel momento in cui l'emendamento che lunedì presenteremo viene approvato, c'è una legge regionale che dice che la Regione Piemonte copre le rate della Fondazione Stadio Filadelfia. Ripeto, come è già avvenuto per lo Stadio di Pinerolo. Quindi sui tempi invece c'è una... L'ipotesi di chiudere per il mese di ottobre con il capitolato per la progettazione. Voi sapete che gli elaborati progettuali presentati, molto affascinanti, estremamente belli, ma sostanzialmente realizzavano il terzo stadio di Torino, nel senso che andavano da un costo tutti superiori ai 20 milioni di euro. In realtà abbiamo visto, i tecnici stanno valutando che è possibile dimagrire la spesa, perché legittimamente chi ha progettato, poi voi i progetti li avete visti, voglio dire, ha dato spazio alla fantasia, ma spesso la fantasia è trasformata poi in opera pubblica a costa. Il lavoro che adesso si sta facendo è quello di far dimagrire un po' i costi dell'impianto perché siano sostenibili, perché di nuovo un'opera che costa 22 milioni di euro non solo oggi è difficilmente spiegabile
ai cittadini è difficilmente sostenibile dall'ente pubblico, ma un'opera che costa molto è un'opera che ha anche poi un alto costo di gestione. Quindi noi dobbiamo fare quello che ci siamo prefissi, cioè ricostruire il monumento della casa del toro, e non soltanto la casa del toro, un monumento sportivo nazionale, compatibilmente col fatto che non si costruisca il terzo stadio. Ma questo è scritto nello statuto, vuol dire, lo statuto all'articolo 3 bis, e voi sapete fu una discussione molto lunga che ci fu in consiglio comunale tra società, tra tifosi e amministrazione comunale, individuò le caratteristiche, diciamo, minime, cioè i due campi, per chi ricorda il vecchio Philadelphia, due campi, un'area interna che sia di spazio, insomma, uno spazio museale, un ristorante, una sala convegni, tutte cose che ovviamente saranno all'interno del progetto. Quindi, e concludo per venire ai tempi, una volta individuato il capitolato, una volta reperite le risorse, e con questa quella dell'amministrazione comunale abbiamo fatto due grandi passi, si procederà, come per ogni opera pubblica, prima alla sua progettazione e poi alla costruzione. Mi chiedete quando posiamo la prima pietra? Non lo so, perché se mi dicessi una data, credo, avendo superato i 5.000 giorni dalla data del suo abbattimento, credo che noi abbiamo un dovere, lo dico non soltanto da rappresentante della regione, ma anche da tifoso del toro. Noi non ci possiamo permettere il lusso di prendere in giro nessuno. Noi dobbiamo, con molta concretezza e chiedendo ancora un po' di pazienza, non soltanto i tifosi del toro, ma chi attende la costruzione di questo impianto, dimostrare, come credo abbiamo dimostrato, che un passo alla volta ci stiamo avvicinando alla rinascita e ricostruzione del Philadelphia, che poi, se mi posso permettere, oltre alle valenze che ricordava l'assessore Cirio, oltre di tipo economico, oltre a quelle culturali, sportive che ricordava il Presidente, ha anche un grandissimo impatto di riqualificazione per un borgo. Ricordiamoci che noi stiamo parlando oggi di un terreno, tra virgolette, lo dico da tifoso, sacro, ma in una condizione oggettivamente non di abbandono, perché fortunatamente per molti anni ci sono stati persone, non gli enti pubblici, che hanno fatto sì che non fosse in stato di abbandono, ma quello oggi è un luogo che, una volta riqualificato, diventerà uno spazio per quel quartiere estremamente importante. Da un punto di vista museale, noi sappiamo quali sono le potenzialità dei musei sportivi, cioè i due musei più visitati al mondo sono quelli del Real e del Barcellona, non sportivi, i musei più visitati al mondo. Il Toro magari non farà quei numeri, alcuni milioni di visitatori l'anno, ricordiamoci i numeri che il museo autogestito oggi del Grande Torino ha fatto a Superga o a Villa Claretta, cioè prima in uno spazio facilmente raggiungibile, nel senso che molti tifosi raggiungevano Superga per ovvi motivi, ma molto piccolo, oggi in uno spazio molto bello, ma in un luogo oggettivamente di difficile raggiungibilità e fruizione. Voi pensate che il museo sarà, Philadelphia ricostruito, sarà qualche centinaia di metri dallo stadio. Quindi sono Andrea Piva di Toro.it. Tra gli enti che inizialmente avrebbero dovuto occuparsi anche economicamente alla ricostruzione del Philadelphia, oltre alla regione, il comune, il Torino Calcio, c'erano anche le fondazioni bancarie che avrebbero dovuto contribuire con un paio di milioni di euro, quindi anche una bella cifra. Si sono fatte da parte, non entrano più nel progetto della ricostruzione? Ma questo, il problema delle fondazioni bancarie, se, va bene, se è così, è che non, nel loro statuto non prevedono la possibilità di intervenire per la realizzazione di impianti sportivi, cioè di attività sportive. Però questo, l'ho detto nel mio intervento, è un monumento, anche perché ci sarà il museo, no? Ci sarà un museo nella struttura, quindi dal mio punto di vista non ci sono ostacoli, e anzi sollecito questo intervento. Buongiorno, sono Moretto di Tutto Sport. Una domanda per entrambi, il signor Presidente.
chiedere, dopo scontato che il Comune sia ci sia stato, che questo emendamento sia magari frutto non solo di colloqui interni alla Regione, ovviamente alla Giunta, eccetera, ma magari anche dei colloqui col Comune, cioè questo tipo di impostazione che è molto diverso rispetto a quello che presenta il vostro Municipio di Torino, si sposa in un clima di collaborazione, lo dopo scontato questo, no? Ovviamente, non credo che ci dobbiamo aspettare dei commenti diversi. Io non lo so se dovremmo aspettarci dei commenti diversi, questo non lo so perché noi abbiamo avuto come interlocutore la Fondazione in questo caso, perché evidentemente era la Fondazione che, è la Fondazione che svolge questa funzione di raccordo, certo. Ma dal mio punto di vista, lungi da me fare una polemica con il Comune, cioè mancherebbe, l'obiettivo è, anzi io sono... applaudo al fatto che il Comune faccia la sua parte, quindi altro che polemica, no. Allora, quindi dando per scontato che due forme diverse di finanziamento, sì, anche molto diverse, che però collimano per un fine medesimo, a questo punto manca, Presidente, direi un soggetto, cioè manca il Torino, non tanto come contributo diretto oggi piuttosto che domani mattina, ma nella presa di possesso di un impegno, come avete fatto voi, come ha fatto, devo dire, anche il Comune, su quello che può essere lo stanziamento. In soldoni la mia domanda vuol dire questo, che nessuno forse chiede, pretende che domani mattina Cairo versi 3,5 milioni piuttosto che 2, ma magari, come ha fatto lei, come avete fatto voi, io ricordo tante interviste di Vignale, ripetute interviste sue anche prima ancora che fosse eletto, la stessa cosa in fondo hanno fatto il Municipio, prima Chiamparina e poi Fassino. Ecco, c'erano degli impegni, ma anche con dei preventivi di spesa. Nessun tarima, come qualcosa di... Sì, cifre. No, vabbè, ho capito. Comunque, Gianluca, voglio dire, si indicavano anche delle cifre, cioè non è che noi oggi arriviamo e scopriamo improvvisamente 3,5. Voi vi siete sempre, avete sempre pianificato un impegno di questa... Il problema è che invece sull'altro versante, sul Torino, il primo fruitore, c'è un mezzo mistero anche sul quanto, non solo sul quando. È un appello quello che forse voi potete rivolgere a questo punto, perché manca solo Cairo. Diciamo che l'intervento della società è, come dire, richiesto, auspicato e ben accetto. Posso poi dire che c'è una doppia valenza rispetto al 3FC, cioè è estremamente importante l'utilizzo, no? Che ovviamente ne farà il 3FC. Da questo punto di vista il versamento economico è certamente importante, ma è altresì importante il costo che il versamento annuo che il TNFC farà nell'utilizzo dell'impianto, perché questo significherà coprire per una percentuale molto molto elevata i costi dell'impianto, per cui sono ambivalenti le cose. Poi certo, nel momento in cui abbiamo una definizione, sappiamo anche come muoverci. Per esempio in Fondazione è nata un'ipotesi che sapete, cioè quella di richiedere un momento di avanzamento del processo di ricostruzione i contributi ai tifosi, ma da versare a lavoro in corso, visto che insomma molti tifosi ricordano i mattoni acquistati, utili poi in realtà alla distruzione del file, non alla sua ricostruzione. Questa modalità potrebbe essere una modalità intelligente.